Dall'esperienza del progetto Ritirati ma non troppo, dedicato al sostegno online alle famiglie con ragazzi Kikomori, promosso dal Lido con il supporto della Fondazione Mite, è nato lo spunto per sviluppare il videogioco Nostalgici Anonimi. Si tratta di una visual novel disponibile gratuitamente su Steam, che parte dall'analisi delle narrazioni più comuni e vicine agli Kikomori per capire meglio il linguaggio con cui comunicano. Lo spiega Jacopo Mascolini, game director e writer del videogioco. Gli fa ecco Magda Di Renzo, responsabile del servizio Terapie del Lido, che su Nostalgici e Anonimi precisa: nasce proprio con l'intento di trovare un modo in cui consentire a questi ragazzi di esprimersi. Il rischio è che veramente il mondo là fuori, il mondo che loro hanno lasciato fuori, rischi di non sapere esattamente come è connotato questo mondo interno, che è profondamente ricco. Per molto tempo si è pensato, per fortuna non più, che il problema del ritiro fosse la conseguenza dell'uso sfrenato di videogiochi. Ora sappiamo che non è così, certamente in qualche caso potrà anche accadere, ma sappiamo che invece le connessioni, i videogiochi e il mondo virtuale sono l'alternativa preziosa che questi ragazzi hanno quando, per motivi vari che ancora hanno bisogno di essere capiti fino in fondo, decidono di mettersi in ritiro sociale. E per alcuni di questi ragazzi il ritiro è una cosa molto significativa. Noi stiamo seguendo le famiglie, ci sono ragazzi in ritiro da alcuni anni, e quindi diciamo riuscire a dare voce ci sembra la cosa più significativa. Nel ritorno alla socialità di queste ultime settimane sto notando da parte delle persone un disagio maggiore rispetto a quanto successo dopo il primo lockdown. Paradossalmente, se da una parte è vero che c'è voglia di libertà, dall'altra poi in molti non si lasciano andare così tranquillamente all'idea di ricominciare a frequentare palestre o piscine, per esempio. Questo è quello che si avverte, al di là di ciò che si potrebbe pensare vedendo bar e ristoranti aperti. A dirlo è lo psichiatra Carlo Valitutti, riflettendo sull'allentamento delle restrizioni nell'Italia in zona bianca. È aumentata uno scollamento, e si è detto sempre di più. Se prima sembrava quasi prioritaria la prevenzione della salute, quindi la salute al primo posto, poi purtroppo per tutto quello che ha determinato per quanto riguarda la parte economica, sociale, lavorativa, si è creato questo scollamento tra una priorità, come dire, lavorativa, di prendere la vita soprattutto a livello lavorativo, e di riprendere la vita soprattutto a livello di salute, insomma di sicurezza, di tranquillità. E questo ha creato più confusione, perché io ho visto persone che prima, anche persone, come dire, che abituate a ragionare, a mantenere un senso critico, che se prima valutavano la cosa in un certo modo, adesso parlano e dicono cose che, per quanto mi riguarda, sono ancora più distanti dalla realtà. Solo il 30% delle persone a cui viene fatto un TSO viene visto nei 14 giorni successivi alla dimissione di un ricovero. Non c'è continuità della cura, probabilmente per problemi di dotazione e organizzazione nei vari territori. A dirlo è Fabrizio Starace, presidente SIEP, riflettendo sulla condizione della salute mentale in Italia. Le disuguaglianze territoriali nel nostro paese sono marcatissime e addirittura intollerabili, specie quando si considera che l'assistenza psichiatrica non è come un intervento chirurgico di cui una persona può fruire spostandosi da una regione all'altra e andando in un centro di eccellenza, sottolinea Starace. I centri di salute mentale, per una malintesa accezione della psichiatria, purtroppo ancora poco influenzata dalla grande rivoluzione comunitaria della riforma psichiatrica, continua a essere considerata in termini prestazionali, cioè in termini di visita ambulatoriale, di elicitazione di sintomi e di eventuale somministrazione di uno psicofarmaco. Non è questa la salute mentale di comunità che è prevista dalla norma e che è l'unico strumento che è utile per non solo accompagnare e sostenere le persone in difficoltà, ma anche prevenire condizioni estreme, esacerbazioni comportamentali come quella alla quale siamo di fronte. Quali strumenti adottare per realizzare tutto questo? Quelli previsti dalla norma, quelli che prevedono
prima ancora che oggi se ne parli nel piano nazionale di ripresa e resilienza, centri di salute mentale diffusi su tutto il territorio, aperti nelle 24 ore in maniera da poter intercettare queste forme di disagio laddove si presentino in qualsiasi momento, con equip multidisciplinari proiettate verso la comunità. Quando parliamo di incongruenza di genere non parliamo di una malattia mentale né di una patologia. L'elemento da prendere in carico è la sofferenza generata dalla condizione vissuta e anche dal vivere in un ambiente transfobico. A dirlo è Gisca Ristori, psicoterapeuta del servizio di incongruenza e disforia di genere dell'ospedale Careggi di Firenze. Le persone che arrivano a noi sono persone che diciamo, presentano questioni legate alla propria identità di genere e che arrivano con richieste, diciamo, molto diversificate tra loro. Di solito appunto chiedono un supporto per iniziare un percorso che può essere un percorso, diciamo, con due obiettivi. Il primo obiettivo è quello di arrivare a una definizione condivisa di come le persone si identificano rispetto alla propria identità sessuale, in particolare rispetto all'identità di genere. E il secondo obiettivo è quello di capire insieme qual è la strada al fine del benessere della persona. Ovviamente le persone si rivolgono a noi, appunto, sono molto diverse, hanno caratteristiche diverse, bisogni diversi, e quindi proprio sulla base, diciamo, delle caratteristiche individuali si cerca di costruire insieme una strada al fine del benessere. Non esiste una formula standard che va bene per tutti. Scoprire l'impatto che l'utilizzo delle mascherine ha avuto sulla relazione tra psicoterapeuta e paziente e sul processo analitico è l'obiettivo con cui l'Associazione Italiana di Psicologia Analitica, AIPA, ha avviato una ricerca rivolta sia a psicoanalisti e psicoterapeuti a orientamento dinamico che ai loro pazienti, intitolata Eyes Without a Face. Per ciascun gruppo è stato approntato un questionario disponibile online da compilare in forma totalmente anonima. Compilando il questionario, i partecipanti risponderanno, tra le altre, a domande relative ai loro sentimenti rispetto all'indossare la mascherina durante la terapia e a cosa provano al pensiero di tornare a fare le sedute di psicoterapia a volto scoperto. Per tutte le notizie, consultate il sito dire.it.